Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Guardate che tempo e che luce che c'è qua a Roma, una cosa straordinaria. Che cosa è successo sui giornali? Sì, la mano. Vediamo qua se ci sono dei problemi. Allora, sui giornali di oggi la vicenda più ridicola e più raccontata è quella dell'ambasciatore francese che se ne va via dall'Italia il 7 perché è richiamato da Macron, seccato per l'imbarazzante incontro che Di Maio ha fatto con un poco di buono dei gilet gialli, secondo quello che pensa il Presidente della Repubblica. E dopo pochi giorni, oggi siamo al 16, neanche 10 giorni, dopo 9 giorni ritorna a Palazzo Farnese. Prima di entrare a Palazzo Farnese, secondo le cronache oggi dei quotidiani, si presenta al Quirinale, che non è dello Stato francese ma è ancora dello Stato italiano, e va da Mattarella e consegna a Mattarella un invito per andare a Parigi in visita ufficiale, e Mattarella dice che accetterà. Poche settimane fa invece Salvini aveva convocato il ministro degli interni francese, aveva invitato il ministro degli interni francese che aveva detto non vado in Italia, non mi si convoca così, mentre invece il Presidente della Repubblica, convocato dall'ambasciatore che si è presentato a casa sua, cioè nostra, va a Parigi. Nulla a che vedere, non voglio aprire le polemiche, ma mi sembra, come dice oggi Repubblica, che sia uno schiaffo francese, non lo so. Quello che è evidente è che mi sembra una polemica da asilo nido, quello che è avvenuta con Di Maio che ieri dice abbiamo sbagliato perché effettivamente il gilet giallo che abbiamo visto era un po' cattivello. Insomma, ridicola, storia ridicola. Trovo molto più interessante invece quello che ha fatto il Presidente della Repubblica, che è diventato oggi, come possiamo dire, il baluardo degli antisovranisti, la vera opposizione, Santo Mattarella. Un po' così era forse anche Scalfaro quando contestò Berlusconi, era un po' così Napolitano quando contestò Berlusconi. Alla fine il Presidente della Repubblica, che sono dall'altra parte della sinistra o comunque di una certa parte di sinistra, in questo caso invece dei sovranisti di Salvini, cioè qui sta bello piazzato nel posto giusto, diventa il mito degli intellettuali. L'unico che non diventava il mito degli intellettuali era Cossiga, perché la sua posizione era evidentemente troppo a destra. Ma questa, diciamo, è una fenomenologia di come sono trattati i presidenti della Repubblica e come vengono tirati, come si suol dire, per la giacchetta, che lasciamo agli esegeti della politica. E la cosa che invece è molto interessante, che ha fatto e racconta in maniera deliziosa oggi Zurlo sul giornale, sono le tre concessioni di grazia che ha fatto il Presidente della Repubblica a tre assassini, perché hanno ammazzato rispettivamente le loro mogli, perché gravemente malati, e un figlio di 45 anni che è un tossicodipendente. Tra l'altro il papà che ha ucciso il figlio tossicodipendente è stato intervistato, se volete leggere, sul Messaggero, e dice: io ho grandissimo ancora dolore nel cuore. È abbastanza inevitabile pensare che queste persone siano state portate all'assassinio, all'omicidio per motivi di esasperazione che non voglio neanche immaginare. Tanto che poi vennero condannati chi a 5, chi a 6, chi a 7 anni, non certo come un assassino qualsiasi. Ma dice Zurlo, le tre grazie di Mattarella sono come il mantello della Madonna che tutto copre in certi affreschi medievali, copre il dolore di chi è ammazzato, copre il dolore di chi è rimasto vivo, copre anche forse la scelta da parte di una persona di farsi giustizia da sé, non per vendetta, ma per amore. La giustizia da sé può essere fatta sia per vendetta sia per amore, in questo caso evidentemente per eccesso di amore o per esasperazione, come nel papà che ammazza il figlio tossico. Il processo a Salvini invece sembra una cosa molto più seria. I giornali si dividono perché lunedì la piattaforma Rousseau, che è una piattaforma chiaramente, diciamo, di significato popolare pari a zero, in cui sarebbero iscritti, e poi alla fine siamo abbastanza convinti che decide Casaleggio quello che esce dalla piattaforma Rousseau, deciderà se andare sì o no al processo, far andare sì o no al processo a Salvini. Ovviamente si tratta di un tribunale popolare che dirà più o meno se o no continuare con questo governo, più che se andare al processo con Salvini, come tutti i retroscenisti oggi indicano. Travaglio dice: fino ad un anno fa avrebbero solo chiesto le dimissioni quelli del Movimento 5 Stelle, perché mi sembra che è scritto nel loro statuto, nel loro DNA, cioè è talmente evidente che loro devono chiedere dimissioni se vogliono essere coerenti con quello che hanno fatto col passato, che però oggi si smentiscono, e Travaglio dice: forse giusto così. Forse giusto così, cioè non ha né il coraggio di dire che sia giusto né che sia sbagliato, forse giusto così. Una cosa fantastica.
fantastica. Salvini mette le mani nelle mani del processo del popolo, nel Tribunale del Popolo, dice Sallusti sul giornale, cosa che condivido al 100%, e Bechis, come il giornale più o meno titola sul tempo: volete in gabbia Salvini o Barabba? Molto bello l'approfondimento scusatemi, del Foglio di oggi su questo libro Sodoma, che è scritto da Martin, un attivista LGTB, che dice che negli ultimi 5 anni ha lavorato sugli scandali del Vaticano. Quando si parla di Vaticano, tutti noi liberali dobbiamo parlarne male, dobbiamo dire che è marcio. Vuol dire, la simpatia che ho nei confronti del segretario di Stato del Vaticano e degli atteggiamenti del Vaticano è pari a zero. Ma l'idea che il Vaticano sia composto da 4 su 5 gay, come dice questo libro, è una cosa che fa ridere i polli. Proprio ora è stato condannato alla laicità perpetua un sacerdote importante delle gerarchie vaticane per i suoi atteggiamenti sessuali libertini e qualche volta illegali. Ma il punto non è questo, il punto è come si riesca a sputtanare, nel vero senso della parola, un'istituzione che resta religiosa, laica, temporale, quello che volete voi, com'è il Vaticano, su prove zero, come oggi racconta molto bene un pezzo del Foglio. L'attivista LGTB ce l'ha col Vaticano, ce l'ha con la religione, ce l'ha con tutto quello che volete, ma riesce a portare come prova della sua LGT, dice François, cioè sostanzialmente sono quelle community di gay, lesbiche, omosessuali, non lo so, ci sono tutti di mezzo, tutti gli orientamenti sessuali. Insomma, dice il Foglio che ha una voglia di morbosa scandalismo. Devo dire, non ho letto il libro, non lo leggerò, mi sembra molto interessante quello che dice il Foglio. Per quanto riguarda l'autonomia, che è il grande altro dossier politico di questo momento, è tutto rimandato. Il Messaggero continua nella sua polemica insieme al Mattino, fanno parte dello stesso gruppo. Magari forse il Gazzettino Veneto non questa polemica la prende meno, e cioè che con queste autonomie si lascerebbe solo il sud, i ricchi, tutte queste stupidaggini qua. Vi segnalo che nel pezzo di Giovanni Sallusti, oggi sul mio sito, andatevelo a leggere, Giovanni Sallusti vi spiega che il nord dà al sud 100 miliardi di euro. 100 miliardi di euro residuo fiscale. Allora, siccome qui non si aumenteranno le spese per lo Stato con questa ipotesi di autonomia, l'unica cosa che si può dire è che comunque fino ad ora il Nord ha contribuito, mi sembra, alla solidarietà nazionale in modo più che efficiente, meno efficiente come questa solidarietà nazionale abbia avuto degli effetti al Sud, chiaro? Però poi dopo leggi Verderame e capisci che questa roba dell'autonomia rischia di essere un grande peso politico anche per Salvini, per il semplice motivo che se punta molto su questa cosa delle autonomie, forse la sua vecchia anima della Lega Nord, meno amata al Sud, potrebbe ritirar fuori. Litigano come delle bestie sui vertici dell'INPS, quando vengono in trasmissione da me fanno finta di non fare nulla, di non chiamare nulla, di non lottizzare nulla, ma insomma non riescono a mettersi d'accordo. Certo, l'idea di passare Tridico da sottosegretario a vice dell'INPS a me sembra una roba incredibile. Il papà della reddito di cittadinanza all'INPS è come mettere veramente Dracula all'Avis, non so, Visco all'Agenzia delle Entrate, come era detto a suo tempo. Nulla di nuovo sotto il sole anche per quanto riguarda l'Italia, oggi lo citano un po' tutti i giornali. Sapete qual è l'ideone per salvare l'Italia? Prendi i debiti all'Italia, 1,5 miliardi, li metti in una bad company, poi prendi l'Italia nuova, la fai vivere per 4-5 anni ancora finché farà altri debiti, e poi metterai un'altra bad company. Questa seconda parte non c'è scritta. È quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni. Ma che cacchio è la bad company? È una società piena di debiti che non ha più attività, e chi li paga i debiti? Tutti quanti noi. Quindi ricordatevi, noi oltre a pagare le imposte, oltre a pagare le patrimoniali, oltre ad avere un sistema inefficiente da un punto di vista burocratico in questo paese, continuiamo a pagare l'Alitalia con i nostri soldi. Quando ovviamente vi incontrerete con le hostess e con il personale di volo di terra dell'Alitalia, se la prenderanno con noi per questa misera considerazione, e fanno bene a prendersela, perché in realtà sono una pattuglia di persone che in questo momento viene sostenuta dalla collettività. È colpa sempre dei manager, è colpa del sistema. Insomma, questa è l'Italia per cui il latte, gli NCC, i tassisti, l'Alitalia, i giornalisti, ognuno tiene famiglia, e quindi tutte le tasse nostre vengono risolte per aiutare quelli che tengono famiglia. Chissà se chi tiene famiglia è più potente si porta a casa un pochino più di soldi. E questo è il mondo che vogliamo? Bah, non so, se soprattutto è un mondo dove andremo molto lontani. Detto
questo l'Italia è diventata la più puntuale del mondo, molto comoda, Roma-Milano una staffetta fantastica. Ecco, forse l'idea per l'ennesima volta di doverla ricapitalizzare con i soldi dei contribuenti è una cosa che se non altro pecca di originalità. Il governo del cambiamento è uguale a tutti gli altri. Sul sito nicolaporro.it tante altre notizie, un abbraccio e un saluto a tutti voi commensali che mi seguite anche di sabato mattina. Ciao!